Continuiamo a parlare di rifiuti, ma anche di altre tematiche ambientali, con l'assessore lombardo Claudia Terzi, che ci parla anche degli stati generali dell'ambiente che si sono tenuti a Bergamo. Assessore Terzi, parliamo degli stati generali dell'ambiente che si sono svolti il 7 ottobre a Bergamo, la prima tappa di un percorso che proseguirà in altre province lombarde. Esattamente sì, Bergamo fa un po' da apripista per questo progetto. Siamo partiti, abbiamo deciso di sperimentare insomma, tutta l'organizzazione proprio nella mia provincia, la replicheremo nelle altre 11 province nei mesi a venire. Ovviamente l'organizzazione è piuttosto complessa e quindi tra un passaggio e l'altro ci vorranno almeno un mese e mezzo, anche e soprattutto per dare la possibilità di raccogliere le istanze dal territorio e per poi elaborarle, essendoci impegnati a dare una risposta concreta a tutte quelle che sono le segnalazioni che ci pervengono, che ci sono già pervenute e che ci perverranno. Generazione da comuni, altri enti locali, associazioni pubbliche e private, qual è quella più, non dico interessante, ma magari più particolare che è emersa in questa giornata? Beh, direi che tutto in generale, essendo il mio un assessorato così vasto, è difficile dare un ordine di priorità e un ordine di interesse o di particolarità a quelle che sono le istanze pervenute. Devo dire che in tutti i settori sono arrivate numerose segnalazioni, ma numerose segnalazioni intese come non tanto come critiche, e quando erano critiche costruttive, ma appunto come proposta anche di miglioramento. In generale, però, è stata particolarmente apprezzata questa voglia di collaborare, di confrontarsi, che probabilmente negli anni passati un po' è mancata. Un'occasione anche per far conoscere quello che è stato fatto sinora dalla Regione, dal piano aria al piano bonifiche, poi c'è anche il piano rifiuti. A proposito di rifiuti, c'è un caso proprio di questi giorni per cui lei è intervenuta, perché sono arrivati dei rifiuti dal Lazio a Montichiari, in una zona di Montichiari, e le ha detto: stiamo facendo tutte le verifiche opportune. Sì, anche questa volta in maniera immediata insomma, la Regione Lombardia ha detto no a questi rifiuti. C'è da dire che sono rifiuti speciali, quindi sottratti alla nostra competenza e alla nostra possibilità di intervento. Ma abbiamo fatto quello che è nelle nostre possibilità. Già sabato mattina, quando la notizia era del venerdì sera, abbiamo inviato una squadra dell'ARPA che d'urgenza è intervenuta e ha verificato il contenuto sostanzialmente di questi camion, trovandone due fuori norma o che si presumono fuori norma, per cui i camion sono stati bloccati. Nel giro di 2 settimane avremo i risultati di queste analisi, e in base a quello poi ci saranno tutti gli ulteriori passi. L'attenzione è comunque altissima, anche se la nostra, ribadisco, competenza non è prevista e non è immediata, ma senza dubbio non molleremo il colpo e veramente ci mettiamo tutto l'impegno che possiamo. Un'occasione anche per ribadire che ormai in regione solo l'8% dei rifiuti va nelle discariche. Beh, questo è proprio il motivo della mia frustrazione e della mia arrabbiatura. Regione Lombardia nel tempo e i cittadini lombardi nel tempo si sono impegnati moltissimo per ridurre il conferimento in discarica. Certo è che se poi le discariche che sono state fatte in passato o che la norma nazionale ci obbliga ad autorizzare vengono utilizzate per i rifiuti degli altri, beh, veramente insomma, è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio, per non dire altro. L'obiettivo della regione invece è aumentare la raccolta differenziata. Beh, da qui al 2020 sì, noi abbiamo in mente di arrivare come minimo al 67% di raccolta differenziata, considerando che adesso la media lombarda è del 50, quasi 51%, con realtà come Bergamo, per esempio, lo diceva ieri l'assessore del comune di Bergamo, che già si aggirano intorno al 58-59%. Quindi capite bene che veramente i cittadini lombardi, come sempre, si distinguono per la loro virtuosità e per l'attenzione al loro territorio.